Buongiorno a tutti. Sono le 9:04. Penso che possiamo cominciare. Io sono Stefano Bernardoni, sono responsabile della pubblica istruzione della provincia di Padova. Con me questa mattina la dottoressa Cristina De Gioia, psicologa, esperta in orientamento scolastico, che ci aiuterà a capire come fare la miglior scelta della scuola superiore. E assieme a me anche la collega d'ufficio, la dottoressa Cristina Capobianco, che raccoglierà le domande e cercheremo di dare delle risposte alla fine, di questo incontro. Vi chiediamo fin d'ora di scrivere eventualmente sulla chat le eventuali domande per evitare interruzioni o sovrapposizioni, oppure anche di potete mandarle nel nostro sito, scusate, nella nostra mail che è pubblica.istruzione@provincia.padova.it per chi volesse eventualmente avere delle delucidazioni un po' più articolate o maggiori informazioni. Su suggerimento di qualche scuola primaria, abbiamo voluto quest'anno anticipare alle classi seconde questi incontri di orientamento che solitamente riserviamo alle classi terze in autunno, quindi anticipiamo di qualche mese con le classi seconde, dicendo fin da subito che comunque. Scusate, potete spegnere i microfoni o quando Altrimenti sono non ci necessari. sentiamo. C'è troppo rimbombo, grazie. Marsan, non so chi sia, spengo il microfono, è Eugenia. Vi chiedo gentilmente perché io li vedo da qua, chi ha i microfoni accesi, glieli spengo, però signor Marsan, ecco, continua a spegnere il microfono, le chiedo gentilmente, ecco, perché altrimenti non ci sentiamo. Dicevo, questi incontri di orientamento che solitamente riserviamo alle Io vi classi devo terze, li lasciare, però anticipiamo alle se classi seconde. grazie, arrivo così. Vi Riesci a sentire chiedo per l'audio in casa cortesia di tenere Bernardo? spenti i microfoni. Silenzio! Allora, l'incontro di oggi lo dividiamo in due parti. La prima parte con la dottoressa De Gioia, che, come dicevo prima, ci aiuterà a capire come fare la miglior scelta alla scuola superiore. E la seconda parte cercheremo di capire, di vedere dove si trova l'offerta formativa nella provincia di Padova, quindi dall'Alta Padovana al Padova Cintura, al Pionese e anche alla Bassa Padovana. Quindi cercheremo di vedere dov'è l'offerta formativa, quali scuole ci sono e quali indirizzi di studio offrono. Io mi fermo qua, vi chiedo ancora gentilmente di tenere spenti i microfoni. Se avete delle domande, scrivetele nella chat. Vi diciamo fin da subito che le slide del materiale che oggi vediamo, che oggi vedrete, sarà comunque pubblicato nel nostro sito dove potete eventualmente anche ritrovarlo e anche l'incontro di oggi verrà registrato e quindi per chi vuole eventualmente potrà risentirlo. Io mi fermo qua, lascio la parola alla dottoressa De Gioia per l'esposizione. Grazie e buon ascolto a tutti. Buongiorno, buongiorno a tutti. Vediamo i ragazzi se mi danno un saluto, anche se siamo lontani, ma vi vedo. Che belli. Saluto i professori, gli insegnanti molto attenti. Saluto anche le classi che sono, alcune classi so che sono in quarantena e altri professori o genitori. Allora, partiamo. Quello che faremo oggi è. Eccomi qua.
è cercare di capire come si sceglie la scuola superiore. Noi siamo tutti consapevoli che voi siete in seconda e quindi non è che oggi dovete uscire dal nostro incontro già sapendo e capendo che tipo di percorso scegliere. Quindi diciamo che è un'infarinatura iniziale importantissima sulla quale devi iniziare a riflettere. Quindi noi oggi ti daremo tutte le informazioni, tutti gli strumenti per poter fare al meglio la tua scelta, senza troppe ansie o troppe paure. Chiaro che se non si conosce qual è l'offerta nel tuo territorio, poi diventa difficile scegliere. E partiamo nel capire che oggi faremo due passaggi. Il primo passaggio è come posso scegliere, cioè quali criteri di scelta sono più corretti per approdare correttamente a che cosa posso scegliere. Io direi, ragazzi, carta e penna e preparatevi un po' a prendere appunti. È vero che il materiale lo troverete nel sito della provincia, però createvi il vostro materiale. Bravi, vedo che state tirando fuori il materiale. Un po' alla volta. Ecco, quindi i due passaggi che faremo oggi è: primo, come si sceglie; secondo, cosa posso scegliere. Quindi io poi vi spiegherò bene quali sono gli indirizzi e il dottor Bernardoni vi spiegherà dove sono ubicate, cioè dove sono fisicamente le scuole. Chiaramente noi oggi parleremo di orientamento. Voi avete sentito, oggi i professori vi hanno detto c'è l'ora di orientamento, c'è il percorso di orientamento, però fermiamoci un attimo a capire che cosa, qual è il significato di questa parola orientamento, cosa significa. È facile dire orientamento, però bisogna ben capire che tipo di significato ha, anche perché può essere considerato all'interno di più percorsi. Cioè, orientamento significa stabilire la giusta direzione e posizione. Io in questo momento non ti sto dicendo devi cercare di capire in questo momento che lavoro vorrai fare in futuro. Arriverà dopo. Intanto tu devi pensare a trovare la tua direzione corretta, anche perché nella scuola superiore ci dovrai stare 5 anni. Quindi 5 anni è meglio starci bene. Quindi capire e stabilire la direzione può avvenire ovviamente all'interno di un percorso come quello che stiamo facendo stamattina sull'orientamento scolastico, può essere inteso anche nell'orientamento professionale, cioè qui sì che si cerca di capire che lavoro ti piacerebbe fare, viene inteso nell'orientamento sportivo, ovviamente ragazzi provate a pensare, provi ognuno di voi a pensare al proprio sport e a come l'ho scelto. Vedete bene che ci sono dei criteri di scelta in ogni percorso. E poi, ovviamente, c'è l'orientamento sessuale. Questo per indicare che nei quattro canali è chiaro che ci sono quattro direzioni e posizioni differenti. Quello sul quale noi oggi ci fermeremo è capire il passaggio iniziale, cioè a livello scolastico, quale direzione è più giusta per te, cioè più corretta rispetto alle tue attinente alle tue caratteristiche personali. Chiaro che chi sceglie qui sei esattamente tu, nel senso che sei chiamato a scegliere perché è un percorso che farà parte della tua vita, soprattutto perché all'interno di questi 5 anni ci sarà un'evoluzione personale importante. E adesso cercheremo di capire da dove parti. Chiaramente l'obiettivo è capire anche dove vuoi andare. Tante volte i ragazzi dicono: vabbè, intanto io vado al liceo scientifico, sto lì e poi capirò cosa fare all'università. E io ti dico: ma quel liceo scientifico è un percorso giusto per te? Vabbè, intanto vado a un professionale, mi posiziono lì, così sono sicuro che almeno al diploma ci arrivo, poi deciderò all'università. Sì, ma 5 anni, ragazzi, sono tanti e quindi è meglio starci correttamente perché dobbiamo capire, vedete, questa è la freccia, cioè quale direzione stai prendendo. Chiaro che se io scelgo un artistico, la mia direzione sono le lingue. Se scelgo la meccanica, la mia direzione dovrebbe essere la meccanica. Se scelgo il linguistico, la mia direzione sono le lingue. Se scelgo un'agraria, la mia direzione è l'agraria. Ok? Perché, come vi ho detto prima, l'obiettivo è stabilire la tua direzione. Cioè, domandiamoci dove stiamo andando.
E poi domandiamoci con che criterio sto scegliendo la scuola superiore. Quando io dico posizione futura, ragazzi, non intendo dire in questo momento a 12-13 anni il tuo lavoro, questo lo ripeto, nel senso che tante volte ci si blocca, ci si incastra nella scelta perché ovviamente a 13 anni non ci si vede inquadrati in una categoria lavorativa. Quindi fai un passo indietro e cerca di capire qual è il percorso più giusto per te. È chiaro però. E siamo tutti consapevoli che non è semplice fare questa scelta. E io sono stata molto contenta di questo intervento nelle seconde, perché credo che sia importantissimo iniziare già un anno prima a capire come si sceglie e a capire cosa posso scegliere. Ma sappiamo e vediamo spesso i ragazzi in questa situazione, no? Dove vado? Di qua? Di qua? Chiaro che questa A e questa B non è sicuramente per la scuola X o la scuola Y come nome della scuola, ma il dubbio e l'incertezza deve nascere per gli indirizzi formativi. È chiaro che in una posizione, in una situazione del genere, ci possono essere momenti di grande paura. Poi le vedremo quali sono le paure che hanno i ragazzi e di che cosa sono maggiormente preoccupati. Ma tutto fa parte del gioco. Cioè, in questo momento, proprio perché sappiamo che è un percorso un po' difficile, ti chiedo di fermarti a pensare. Fermati un attimo a pensare con la tua testa su di te e per te. Non per la mamma, il papà, il professore, l'amico, il compagno, la scuola, la classe. Tu. Fermati a ragionare un attimino con me. Questo lavoro ogni ragazzo deve farlo da solo. È vero che siete in tanti, è vero che non riesco a raggiungervi tutti, però è vero che tu puoi farcela. E da dove puoi iniziare? Da dove possiamo iniziare a ragionare con la nostra testa? Dalle risorse o dai punti deboli? Cosa significa? Beh, tutti sanno individuare bene i punti deboli, cioè, sanno già dirmi quale materia assolutamente no, 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 non mi piace, non mi piace, no, 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 no. In questo momento ti chiedo un altro sforzo, oltre a ragionare con la tua testa, sposta la variabile voto, sulla quale vi fermate sempre tutti, e la variabile insegnante. Quindi ragioniamo proprio su di te, su quelle che sono i percorsi e le materie, per esempio, più semplici. E quelle che sono le materie per te più difficili. Quindi le tue risorse e i tuoi punti deboli. E cerca di trovarle le tue risorse. So che magari è difficile, è molto più facile capire dove tu fai fatica, ma devi centrarti e a capire anche dove fai meno fatica. Questo vale anche per i ragazzi che sono molto bravi a scuola. Perché spesso i ragazzi bravissimi sono i ragazzi anche più in difficoltà. Perché? Perché hanno solo risorse, perché viene facile tutto, perché non si possono basare sul famoso voto perché hanno 10 ovunque. E ancora di più devi ragionare su di te. Cioè, dove l'apprendimento è un po' più veloce, dove ti viene un po' più facile capire le cose, dove c'è la passione, dove c'è l'interesse. Oh, che parole interessanti. Poi le vedremo. Iniziamo a capire come può funzionare. Per esempio, qua vi ho fatto degli esempi. Io inizio a capire che può piacermi l'informatica. Ricordatevi che nel nostro territorio, tra l'altro, noi siamo in una città veramente con un'offerta formativa importantissima e vastissima. Quindi è molto importante per te capire bene. Che tipo di percorso sviluppa la tua città? Anche a seconda di dove sei ubicato, cioè dove abiti, dove sei. Per esempio, mi piace l'informatica. Che cosa potrei fare? Allora, in informatica non c'è un'unica scuola dove si studia l'informatica. Ripeto, queste slide le troverete nel sito della provincia, quindi se non riuscite a scrivere tutto, non vi preoccupate. E se avete delle domande scrivetele pure in chat che poi in qualche modo o mi raggiungono o se vedo che sono delle domande ripetute le sto leggendo e posso provare a rispondervi. Quindi se mi piace l'informatica, chiaramente
chiaro, posso andare al famoso liceo delle scienze applicate. Partiamo un attimo da lui. Perché? Perché intanto le scienze applicate sono all'interno del liceo scientifico. Bene, il liceo scientifico è diviso in due indirizzi, il tradizionale e le scienze applicate. In entrambi si fanno queste famose scienze. Scienze, biologia, chimica e scienze della terra. Ma nelle scienze applicate ci sono delle ore in più per il laboratorio. Nel tradizionale c'è il latino e nelle scienze applicate c'è l'informatica. Attenzione che c'è l'indirizzo informatico e la matematica più un ragionamento tendente all'informatica. Chiaro che non si va alle scienze applicate perché non c'è il latino, questo lo evidenzio. Ma se io sono portato per il ragionamento informatico, potrei fare anche informatica e telecomunicazioni, sistemi informativi aziendali, operatore amministrativo segretariale, servizi commerciali, operatore informatico, operatore grafico, indirizzo multimediale. Vedete? Tante cose. Quindi io devo capire, per esempio, cosa fa l'operatore grafico, indirizzo multimediale, cosa fa l'operatore informatico, cosa vuol dire operatore amministrativo segretariale. Se invece mi piace la matematica, sono portato per un ragionamento più scientifico-matematico, cosa posso fare? C'è sempre il nostro liceo scientifico tradizionale o le scienze applicate, operatore amministrativo segretariale, informatica e telecomunicazioni. Chiaro che adesso io vi sto dando dei flash, poi li riordiniamo tutti insieme, anche capendo com'è suddiviso il nostro sistema scolastico. Relazioni internazionali per il marketing, sistemi informativi per il marketing, amministrazione. Relazione internazionale per il marketing, la troverete come RIM. E poi abbiamo un geometra. Attenzione ragazzi, che il geometra non è quello che costruisce le case, ma è il professionista che disegna le case. Chiaro che per disegnare, per fare tutti i conti fatti bene, la matematica è funzionale. E il disegno tecnico, ovviamente. E i sistemi commerciali. Se io invece sono una persona creativa, mi piace pensare a cose un po' alternative, nel senso più artistiche, abbiamo il liceo artistico, oppure il liceo musicale, se la mia direzione può essere la musica. Oppure l'istituto moda. Chiaro che nell'istituto moda non è che si confezionano solo vestiti, ma c'è anche il taglio e il cucito, per esempio. Vedete, sono tutte caratteristiche che vanno capite. Grafica e comunicazioni, audiovisivo multimediale. Poi abbiamo tutto l'aspetto riguardante la ristorazione, la pasticceria e l'enogastronomia, perché chiaramente sono tutti aspetti che hanno bisogno di creatività. MasterChef insegna, addetto alla vendita, servizi culturali dello spettacolo, che è l'ex indirizzo di fotografia. Se io invece amo le materie umanistiche o sono così portato per prendermi cura delle persone, beh, liceo delle scienze umane o liceo classico, biotecnologie sanitarie, liceo scientifico o le scienze applicate, operatore del benessere, che mi sento di dire che non è lo psicologo ma è il parrucchiere o l'estetista, servizi sociosanitari. E se io amo le lingue, mi piace studiare le lingue straniere? Ecco, rispetto a questo, vedete, abbiamo tre possibili indirizzi. Liceo linguistico, intanto il tecnico turismo. E qui mi fermo un attimo per spiegarvi che cosa è e che cosa significa. Cioè, qual è la differenza tra i due? Beh, intanto che il liceo linguistico, come dice la parola, è un liceo. Il turistico è un tecnico. Attenti che poi vi spiegherò bene come è diviso il nostro sistema. Intanto focalizzatevi la parola liceo e la parola tecnico. Nel linguistico la direzione è prettamente lingua. Quindi qui nel liceo linguistico mi piace studiare la lingua intesa come tale, cioè la grammatica, la letteratura, la sintassi.
Nel turismo invece sì, mi piacciono le lingue, però non solo ed esclusivamente le lingue, perché nel turismo, come dice la parola, cioè ci sono le lingue, c'è la geografia turistica, ma il focus è capire come le lingue vengono usate e possono essere usate in giro per il mondo. Quindi si studia anche la cultura dei popoli, si usa molto, per esempio, l'economia, la geografia turistica. Le relazioni internazionali per il marketing, il famoso RIM. Come vi ho detto prima, relazioni internazionali per il marketing e accoglienza turistica. E se invece io sono una persona manuale, mi piacciono le auto, mi piacciono i motori, cosa potrei fare? Attenzione, stiamo sempre parlando di una direzione che a te interessa, quindi non è che posso pensare di andare qui perché è facile, però ti deve piacere mettere le mani nei motori, ti deve piacere il fatto di lavorare con questi con i motori, con gli attrezzi, con le auto, con le moto. Qui abbiamo operatore alla riparazione dei motori dei veicoli a motore, operatore meccanico, trasporti e logistica, meccanica e meccatronica, operatore edile, operatore elettrico, manutenzione, mezzi di trasporto. E se invece mi piacciono le lingue e le scienze, cosa potrei fare? Allora, legato alle scienze, vedete, ci sono vari percorsi. Quello che vi ho spiegato prima, il liceo scientifico, le scienze applicate. In entrambi ci sono le scienze, biologia, chimica e scienze della terra. Ma nelle scienze applicate, come dice la parola scienze applicate, ci sono delle ore in più di laboratorio. Biotecnologie ambientali e sanitarie. Attenzione che qui ambientali e sanitari sono i due indirizzi, cioè le biotecnologie è il macro indirizzone. Poi abbiamo l'ambientale e il sanitario. Sentite un po' il suono della parola ambientale, la direzione chiaramente sarà l'ambiente. Sanitario, la direzione sarà sanitario. Ma non c'è solo biotecnologie ambientali e sanitarie. Ma c'è anche l'indirizzo chimico, che è un professionale, o l'indirizzo all'interno di un tecnico, che è un chimico e materiali. E poi abbiamo il percorso dell'agraria. Attenzione che all'interno della stessa scuola, tipo l'agraria, può esserci il tecnico e ci può essere anche il professionale. Ma perché sono importanti tutti questi percorsi? Perché è chiaro che io devo capire che cosa a me interessa di più. Perché? Perché se io mi alzo la mattina e penso di poter fare una cosa che mi appassiona e che mi interessa o che mi incuriosisce, sono molto più attivo. Se invece mi alzo la mattina pensando di fare una cosa che non mi interessa o che non mi motiva, chiaro che uno si alza malvolentieri. L'altro giorno un ragazzo mi ha detto una frase bellissima che però ve la riporto. Mi ha detto: se sono demotivato, ricordati che c'è sempre un motivo. E in questo gioco di parole mi piace lasciarvi questa frase perché è esattamente quello che a me piacerebbe che vi arrivasse il messaggio. Se sono demotivato c'è un motivo e io devo capire se quel motivo è sufficientemente capito. Perché? Perché se c'è motivazione non entriamo nella demotivazione. Cioè, che cos'è la motivazione? Vedete qua l'immagine? L'omino va in su. Chiaro che questo, hai visto questa lampadina che brilla, hai visto come un obiettivo. L'obiettivo non è il voto, ragazzi, l'obiettivo è anche l'apprendimento. Non è solo il voto, perché il voto a volte dice semplicemente come stai lavorando. Che cos'è la motivazione? La motivazione è quella molla, quel motivo che ti spinge a fare le cose, che ti spinge a impegnarti. Che ti spinge ad alzarti la mattina, cioè è un motivo che generato da bisogni spinge a perseguire determinati scopi. È quindi il perché delle azioni che ti motiva ad impegnarti. Se noi entriamo in un percorso dove c'è la motivazione, siamo già sereni che il percorso può andare bene.
cioè non fai fatica a alzarti la mattina, cioè non prendi l'autobus in ritardo, cioè non ti dimentichi i libri a scuola a casa, cioè fai meglio la cartella, cioè studi meglio, ti impegni meglio. Ma ci servono questi? La leggete questa parolina blu? Interessi. Oltre alla motivazione, e nei vostri appunti iniziate a scrivere motivazione in maniera bello grande, ma sotto interessi. Cosa sono gli interessi? Sono le cose che ti piacciono, che ti interessano, che ti attraggono, che fai più volentieri. Provate a pensare alle materie che state facendo adesso a scuola. Adesso non inteso oggi, nel percorso di studi. Ci sono delle materie che ti interessano di più? Ci sono delle materie che ti interessano di meno? Vedi che riesci ad individuarle. Iniziamo a chiederci. Quali sono le materie che preferisci? E perché? Bravi che state scrivendo queste domande. A fianco magari iniziate a scrivervi. Non so, mi piace di più il disegno. Disegno tecnico, disegno artistico. Ma no, la storia dell'arte. No, la storia dell'arte no, non mi piace. Attenti che ai licei c'è la storia dell'arte. Attenti che se fate il liceo linguistico i primi 2 anni c'è il latino. Quali ti mettono in difficoltà? E perché? E perché è fondamentale. Come e quanto studi? Come siamo messi? Qual è il tuo impegno? Potresti fare meglio? Potresti impegnarti in una modalità diversa? E qui, scusate che torno indietro un attimo, e qui, eccomi che si perdono, e qui rispetto a quanto impegno puoi mettere nello studio, mi verrebbe da dire tirate fuori i diari che vediamo come sono messi. Dai che vi vedo, tirate fuori. Come sono messi quei diari? Ah, ci saranno i professori che dicono sarebbe bello vederli questi diari. Perché ragazzi, anche quella è una bellissima carta d'identità. Già dal diario si capisce quanto tu stai studiando in maniera funzionale. Per esempio, hai annotato tutti i compiti? Li hai segnati quando li hai fatti? Ti sei scritto per memoria delle cose che devi portare a scuola? Ti sei segnato le verifiche? Ecco, motivazione, interessi, attitudini. Cosa sono le attitudini? Attenti ragazzi che ci servono tutti questi passaggi per scegliere la scuola. Cioè, le attitudini sono è l'essere portato per una determinata attività o materia di studio. Allora, io posso essere, attenzione perché adesso siamo in un passaggio importantissimo, posso posso avere l'attitudine al disegno, ma posso non essere interessato a studiarlo 5 anni. Posso avere una spiccata attitudine alle lingue, ma magari non ho l'interesse per studiarla. Invece posso avere l'attitudine alla manualità e quindi l'interesse a portare avanti questo tipo di percorso. Iniziamo già a dire che per noi non esistono la scuola di serie A e la scuola di serie B. Non esiste la scuola dove si studia di più e la scuola dove si studia di meno. Esiste la scuola giusta per te, in base alle tue caratteristiche. Hai un'intelligenza più pratica? È giusto che passi a un tecnico o un professionale. Hai un'intelligenza più teorica? Ti piace studiare, stare sulla filosofia, sul greco, sul latino? Allora devi passare più a un percorso teorico. Quindi interesse e attitudine devono coincidere, cioè devono esserci entrambe. Perché con entrambe riesco ad imparare più facilmente e quindi a fare le cose più volentieri. Quindi tu devi capire, in base alla motivazione, in base a quella che sei tu come personalità in evoluzione, dove sono i tuoi interessi e se questi interessi coincidono con le attitudini o viceversa, le tue attitudini, cioè l'essere portato verso una determinata materia, coincidono con gli interessi.
Però io devo essere anche capace, non devo avere solo l'interesse o l'attitudine, ma devo essere anche capace di farlo. L'esempio tipico è il disegno. Io ho l'attitudine al disegno, ho l'interesse al disegno, ho una buona capacità. Che cosa sono le capacità? L'idoneità a compiere un'attività. Chiaro che se tutte queste cose sono allineate bene, poi arriva il voto. Se in mezzo ci mettiamo un buon metodo di lavoro. E inoltre, e ancora, iniziamo a chiederci, i risultati che stai ottenendo ti soddisfano? Sono soddisfacenti? Hai appreso un metodo di studio? All'interno del metodo di studio, ragazzi, per me c'è motivazione, metodo e organizzazione. Qual è quindi il tuo atteggiamento nei confronti delle proposte scolastiche? Il famoso diario ce lo dice. Come stai lavorando? E quindi iniziamo a riassumere, e siamo nel primo step, quali possono essere i criteri corretti per scegliere la nostra scuola superiore. Iniziate a scrivere? Pronti? Attenti, quale può essere il primo? È fare qualcosa che ti appassiona. Fare qualcosa che fai con piacere, per esempio lingue, disegno, matematica, lettere, provate ad individuare qual è il percorso un pochino più attinente a voi, dove il ragionamento è un pochino più veloce. Però attenzione che non esiste la scuola perfetta, cioè potrebbe anche essere che in qualche modo individui la direzione, vai a vedere il percorso formativo, vai a vedere i quadri orari che adesso vi spiego come fare, quali sono, però magari potresti trovare. La direzione l'hai individuata, inizia ad intravedere anche un obiettivo. E qui, ragazzi, carta e penna e scrivere subito questo indirizzo, questo sito che è importantissimo. www.provincia.padova.it. Questo è ovviamente il sito della provincia. All'interno del sito della provincia voi troverete tutte le informazioni che adesso vi sto spiegando, cioè questa in rosso è la guida che si chiama Liberi di scegliere. All'interno di questa guida che ogni anno la provincia di Padova stampa e regala alle scuole, stampa e regala quella che è stata finora l'esperienza più bella e più importante nel territorio, cioè l'Expo Scuola, ma per ovvi motivi di pandemia non sono riusciti a fare, questa veniva distribuita all'ingresso, ma adesso non ce l'abbiamo cartacea, ma ce l'abbiamo online. E secondo me è ancora più funzionale. Allora, primo passaggio, si entra nel sito. Secondo passaggio si trova la guida. Terzo passaggio, quando si schiaccia qui dove c'è liberi di scegliere, si apre questa immagine con scritto entra. Vedete che sembra una cartina della metropolitana, dico io, perché rappresenta tutti i percorsi scolastici, paritario, pubblico, professionale, statale, professionale, formazione professionali. Quindi entra, schiacciamo, si apre questa immagine. Questa immagine qui rappresenta tutti gli indirizzi formativi. Vedete questo riquadro giallo con tutte le scrittine azzurre? Ecco, questi sono tutti gli indirizzi formativi che trovi nel territorio padovano. Poi, a seconda di dove abiti, a seconda di come sei più comodo, a seconda del pullman, a seconda del treno, a seconda di tutto quello, tu scegli la tua scuola. E ovviamente in questo momento, in questa sede, non staremo a parlare, ovviamente, di come devi fare per prendere l'autobus, ma il passaggio iniziale è quali sono gli indirizzi formativi. Vedete qui a destra dove ci sono questi bollini arancione, blu e verde? Qui tra l'altro sono suddivisi in statali, paritari e formazione professionale. Quindi se qua non li trovate per indirizzi formativi, qui li troverete divisi per scuola. Se io cliccassi in uno di questi indirizzi formativi, si apre un'altra schermata come questa, dove
dove escono tutte le scuole del territorio padovano, dove si fa quella cosa che tu hai schiacciato, l'informatica, la meccanica, le scienze naturali, le scienze umane, eccetera. A seconda di quello che ti interessa del posto, della zona in cui sono, esce questa icona e questi sono i quadri orari. I famosi quadri orari troverete una schermata così. Le materie in nero sono le materie base, le materie in rosso sono le materie di indirizzo. Attenti ragazzi che i quadri orari si guardano dalla prima alla quinta. Non si guardano solo i primi 2 anni, ma tutto il percorso scolastico, perché le materie di indirizzo spesso le prendete al terzo anno. Quindi, scuola primaria, scuola secondaria e ora siamo alla scuola superiore. Chiaro che la scuola primaria e la scuola secondaria l'hanno scelta i vostri genitori e comunque la vostra famiglia. E adesso ti chiediamo di sceglierti la tua scuola superiore. Passiamo adesso a come sono divise le scuole e poi capiremo dove sono le scuole. Allora, intanto partiamo da qui. Questo è il sistema dell'istruzione. Vedete, c'è il primo blocco qui a sinistra, licei, tecnici, professionali. A destra abbiamo la scuola della formazione professionale, scuole della formazione professionale. Una volta si chiamavano centri di formazione professionale, adesso sono scuole della formazione professionale. Qual è la macro differenza? Allora, innanzitutto la formazione professionale è il primo step si fa dopo alla fine del terzo anno, dove si ottiene una qualifica professionale. Già dal secondo anno si entra in stage, quindi un'esperienza professionalizzante, cioè si entra in azienda, ragazzi. Qui ovviamente non vanno, e qui lo ripetiamo, i ragazzi che non hanno voglia di studiare. Qui vanno i ragazzi che amano la manualità, quindi che magari fanno fatica a rimanere seduti, troppo seduti a studiare cose troppo teoriche, quindi hanno bisogno dell'aspetto pratico. Alla fine del terzo anno c'è una qualifica professionale. Alla fine della qualifica c'è la possibilità di fare un quarto anno professionalizzante. Chiaro che qui escono persone formate, competenti, professionalizzanti. Quindi è chiaro che quando l'azienda si è formato il suo ragazzo, il suo utente, tendenzialmente si è già inseriti nel mondo del lavoro. Dopo il diploma c'è la possibilità di fare un IFTS, che sarebbe il famoso quinto anno, a seconda se è attivato o meno, che ti porta ad avere un certificato di specializzazione tecnica. Qui la durata è circa un anno. Alla fine dell'IFTS o dopo il diploma professionale si possono fare l'ITS, che ti porta ad avere un diploma tecnico superiore della durata di 2 anni. Qui escono tecnici professionalizzanti, cioè già formati per il mondo del lavoro. All'interno del sistema dell'istruzione, invece, troviamo i licei, i tecnici e i professionali. Vedete che tutti e 3 anni, 5 anni? Quindi vedete che non ci si può fermare al terzo anno come nella formazione professionale? Il criterio di scelta non deve essere vado in formazione professionale così faccio i 3 anni, prendo la qualifica e sono a posto. Perché ricordatevi che adesso, comunque sia, da adesso in poi, si cercheranno persone sempre più competenti. Quindi è anche vero che se tu in qualche modo non vuoi fare un percorso quinquennale, hai la possibilità di formarti anche nella formazione professionale. Differenza tra i tre: liceo, diploma liceale, tecnico, diploma tecnico, professionale, diploma professionale. Chiaro che il liceo è il percorso più orale. Ma non perché è il più difficile, ma perché è il più teorico. Quindi, se io esco da un liceo scientifico, da un liceo linguistico, da un liceo scienze umane, non è che sono competente in niente, ho bisogno di formarmi. Quindi, diciamo che il percorso suggerito gentilmente e caldamente è l'università. Spesso i ragazzi qui mi chiedono se dopo il diploma liceale si può andare al lavoro. Sì, che si può andare al lavoro.
non è un impedimento, però non trovi il lavoro che trovi, nel senso che l'obiettivo non è fare un passo alla volta per formarti nel mondo del lavoro, come può essere per esempio nel percorso professionale. E diciamo che se esci con un diploma liceale, entrare nel mondo del lavoro è un po' complicato, perché non sei formato e quindi si consiglia caldamente l'università. Nel tecnico invece, se qui il percorso è teorico, qui il percorso è teorico e pratico. Pensate alla grafica, pensate al geometra. Quindi qui sì che invece puoi entrare direttamente nel mondo del lavoro, perché hai competenza e conoscenza. Da un'istruzione tecnica però puoi accedere anche all'università. Quindi teorico, teorico, pratico, teorico, pratico, pratico. Quindi sono i professionali dei 5 anni, diploma professionale che ti inserisce già nel mondo del lavoro e all'interno dell'università. Per tutti e tre c'è la possibilità di andare all'ITS, sempre per avere un diploma tecnico superiore della durata dei 2 anni. Questa è la panoramica di come è strutturato il nostro sistema dell'istruzione. Andiamo nello specifico. Le conosci gli indirizzi? Cioè, se io ti chiedo, li conosci i licei, li conosci i tecnici, li conosci i professionali, conosci quali sono le scuole della formazione professionale? Eccole. Chiaro che tu hai queste 4 opzioni. Puoi scegliere un professionale, puoi scegliere una formazione professionale, puoi scegliere un tecnico o puoi scegliere un liceo. Ricordatevi sempre quali sono i criteri corretti. Allora, i professionali, i 5 anni... arrivi a un diploma di istruzione professionale e gli indirizzi presenti, i macro indirizzi sono questi. E vi ricordate che prima vi ho detto che all'interno dell'agraria c'è sia il professionale sia il tecnico? Questo è l'esempio del tecnico, del professionale dei 5 anni. Qui c'è agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio, gestione delle risorse forestali montane. Poi troverete gli indirizzi industria e artigianato per il Made in Italy, ma all'interno di questo percorso ci sono vari sottoindirizzi, quindi troverete l'elettronica, la meccanica, la moda, la chimica, la fotografia, produzione tecnica tessile e sartoriale. Poi c'è la manutenzione e assistenza tecnica, arti ausiliari delle professioni sanitarie, cioè l'odontotecnico. Chi è l'odontotecnico? L'odontotecnico è un tecnico che affianca il dentista, cioè il dentista è il professionista che mette le mani in bocca al paziente. L'odontotecnico è il tecnico che crea le protesi per far lavorare il dentista. Servizi per la sanità e l'assistenza sociale, servizi commerciali e web per la community, gestione delle acque e risanamento ambientale, enogastronomia, servizi sale vendita e accoglienza turistica. Poi, nella seconda parte, il dottor Bernardoni ci dirà dove sono questi percorsi professionali. Invece, per quanto riguarda la formazione professionale, abbiamo la meccanica, la termoidraulica, la grafica, l'operatore amministrativo segretariale, turismo, addetto alla vendita, logistica, estetica, operatore agricolo, operatore edile, operatore della ristorazione, operatore elettrico, operatore meccanico, operatore del benessere, ricordatevi che sono le parrucchiere o l'estetista. Qui, come vi ho spiegato prima, avete il terzo anno con la qualifica professionale, il quarto o il quinto se si attivano gli FTS. Ma perché è importante o sarebbe importante scegliere anche un percorso di formazione professionale? Che sono questi verdi, quelli che vi danno la qualifica o il diploma professionale? E ci siamo sentiti di spiegarvelo. Perché? Perché crediamo molto in questo tipo di percorso. Crediamo molto che non esiste la scuola di serie A e la scuola di serie B, ma che esista la scuola per ogni persona. Quindi questi sono dei percorsi prettamente pratici che ti permettono di inserirti direttamente in azienda. Vanno costruiti step per step, cioè in base all'evoluzione del ragazzo, alle esigenze del ragazzo, alle difficoltà del ragazzo,
Poi già dal primo anno si fa ore in aula e ore in laboratorio. E quindi nelle ore in aula avremo un tutor didattico e nelle ore in laboratorio avremo un tutor stage. Quindi per tutor si intende una persona che comunque monitora il percorso formativo della persona. Gli permette l'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e all'obbligo formativo, quindi ovviamente sono scuole riconosciute, e se dal primo anno si iniziano i percorsi in laboratorio, dal secondo al terzo anno inizia già lo stage in azienda. Con il quarto anno sei già quasi al 50% delle ore in azienda. E qui si struttura il famoso sistema duale, cioè un sistema che è basato su una collaborazione tra scuola e azienda. Perché, come vi ho detto, già dal primo anno sono delle ore in aula e delle ore in azienda. Ora passiamo ai tecnici. I tecnici sono divisi in due macro indirizzi, economico e tecnologico. Allora, io dico sempre, cerca di elaborare la parola economico. Cosa si farà nell'indirizzo economico? Si farà tutto quello che riguarda l'economia, il diritto, il marketing. E quindi qui abbiamo quattro indirizzi, quattro macro indirizzi: amministrazione, finanza, marketing. Vi ricordate che vi ho detto amministrazione AFM, relazioni internazionali per il marketing, RIM, sistemi informativi aziendali e il turismo. Nel tecnologico sentite che c'è una parola differente che è tecnologico. Che cosa si troverà? Meccanica e meccatronica, qui vi ho spiegato cos'è la meccatronica, Wikipedia ci dice che è la disciplina che studia il modo di fare interagire tre sottodiscipline, la meccanica, l'elettronica e l'informatica, al fine di automatizzare i sistemi di produzione semplificando e sostituendo il lavoro umano. Trasporti e logistica. No, è questa, ma non si sente come mai. Elettronica ed elettrotecnica. Informatica e telecomunicazioni, grafica e comunicazione, chimica, materiali e biotecnologie, moda, no, agraria, agroalimentare e agroindustria. Vi ricordate? Questo è il tecnico dell'agraria, quindi all'interno della stessa macro scuola abbiamo il professionale e il tecnico tecnologico. E poi ambiente e territorio lo troverete come CAT, che è il geometra. Attenti che tu vedi che si è acceso guida, qua. Chiedo di poter spegnere questo microfono. Grazie. Nella famosa guida, nei vari percorsi di indirizzo formativo, vicino alla parolina tecnico, troverete sempre economico o tecnologico, in modo tale che già iniziate a capire se siete nel canale giusto, cioè se a voi interessa il tecnologico ma siete all'interno del percorso economico, capite bene che c'è già una bella differenza. E i licei? Quali sono i licei? Allora, i licei abbiamo il musicale, lo scientifico è diviso in tradizionale e scienze applicate, che è la differenza, ve l'ho spiegata prima, e lo sportivo. Attenzione che andare allo sportivo non significa fare solo ginnastica, ma significa fare un liceo scientifico di base con più ore di attività sportiva, più tutte le discipline legate all'attività sportiva. Quindi tante volte i ragazzi stanno a scuola anche il pomeriggio. Poi abbiamo il classico e il classico europeo, e all'interno del classico abbiamo quattro indirizzi: il tradizionale, Laureus, competenze artistiche e linguistiche, giuridico-economico e il matematico-scientifico. Questi ragazzi, questi tre, non sono altro che il percorso del classico tradizionale, quindi col latino, col greco, con la filosofia, eccetera, con questi tre indirizzi dove si fanno più ore di arte e di lingue, più ore di diritto e di economia, più ore di matematica e scienze. Quindi, per esempio, il matematico-scientifico è un classico con un potenziamento matematico. Le scienze umane invece abbiamo il tradizionale e l'economico-sociale, il linguistico, che prima vi ho spiegato la differenza col tecnico, e l'artistico. Qui abbiamo architettura e ambiente,
arti figurative, decorazione pittorica e scultura, scenografia, design. Prova a cliccare poi ricliccare. Arte del tessuto e della moda. No. Arte dei metalli e dell'oreficeria. Audiovisivo multimediale e il percorso della grafica. Chiaro che per sapere, per esempio, cosa si fa nella grafica, nell'audiovisivo multimediale, io ti dico, guarda, vai a vederti tutti i quadri orari, perché nello specifico devi proprio vedere dalla prima alla quinta tutte le materie, le discipline e le ore che si fanno. Quando hai trovato il tuo quadro orario, l'altro consiglio che ti do è stampateli in modo tale che ti crei un tuo archivio di cose interessanti. E a questo punto passo la parola al dottor Bernardoni che ci spiega dove sono ubicate le nostre scuole. Noi ci rivediamo dopo con la parte finale. Grazie, grazie dottoressa De Gioia. Vediamo un attimo di aprire le slide. Allora, positiva 1, sta un attimo solo. Ok, allora spero vediate bene. E abbiamo quindi adesso visto assieme alla dottoressa De Gioia come fare per cercare di fare la migliore scelta della scuola superiore. Vediamo adesso assieme dove si trovano le scuole. Vediamo nel territorio che sono per tutta la provincia. Abbiamo collegate classi e scuole dell'Alta Padovana, della Bassa Padovana, di Padova, di Piove di Sacco. Ho visto che c'erano 88 collegamenti fino a poco fa. Allora, per quanto riguarda i licei, partiamo dal liceo scientifico, quello tradizionale, e il liceo scientifico delle opzioni, con l'opzione scienze applicate. Troviamo innanzitutto ad Abano l'Istituto Alberti, l'Istituto di Istruzione Superiore, perché raggruppa sia un liceo che un tecnico, e quindi le scuole che raggruppano i licei e anche i tecnici, o comunque più indirizzi di studio, non si chiamano solo licei, ma diventano IIS, cioè istituti di istruzione superiore. Quindi a Abano troviamo l'Istituto Alberti di Abano, dove troviamo il liceo scientifico tradizionale e anche il liceo scientifico opzione scienze applicate. A Padova, per chi abita nella Padova città o cintura, troviamo i licei Cornaro, Curiel, il liceo Fermi e il liceo Nievo. Per Selvazzano, nella zona Colli, il liceo Galileo Galilei, il Newton Pertini a Campo San Piero, il liceo Caro a Cittadella, a est il liceo Ferrari, a Monselice e anche a Conselve il liceo Cattaneo Mattei, a Montagnana lo Jacopo da Montagnana, a Piazzola sul Brenta c'è il liceo Rolando da Piazzola, l'istituto Rolando da Piazzola, e a Piove di Sacco l'istituto Einstein di Piove di Sacco. Per quanto riguarda il liceo delle scienze umane, questo lo troviamo al liceo Duca d'Aosta di Padova, a Cittadella al liceo Caro, a Monselice al Cattaneo Mattei e a Montagnana all'Educandato San Benedetto di Montagnana. Il liceo delle scienze umane l'abbiamo tenuto distinto perché con l'opzione economico-sociale è un indirizzo di studi che parte in ogni caso anche qua dal primo anno, un po' come lo scientifico e le scienze applicate, e a Padova lo troviamo sempre al Duca d'Aosta, all'Istituto Marchesi di Padova, anzi al liceo Marchesi di Padova, all'Istituto Pertini Newton di Campo San Piero, all'Educandato San Benedetto di Montagnana e all'Einstein di Piove di Sacco. E infine per i licei troviamo il liceo classico al Marchesi di Padova,
al Tito Livio a Padova, al Liceo Caro di Cittadella, al Liceo Ferrari di Este, all'Einstein a Piove di Sacco, e il Liceo Classico Europeo lo troviamo all'Educandato San Benedetto di Montagnana, con una sezione anche a Padova città. Poi ovviamente per chi vuole approfondire in quella scuola quale indirizzo di studio c'è e cosa fanno, deve ovviamente collegarsi con il sito della scuola. Mi viene in mente il Liceo Marchese di Padova, che ha la curvatura, chiamiamola così, sulla matematica, che vi diceva prima la dottoressa De Gioia, nelle varie tipologie di articolazioni, ecco, che ogni scuola, ogni indirizzo comunque può avere. Per quanto riguarda i licei sportivi, ce ne sono due in tutta la provincia. Il primo è al Campo San Piero, nell'Alta Padovana, e a Este, nella Bassa Padovana. Qui lo ricordo anch'io, lo sottolineiamo perché purtroppo questi licei hanno un boom di iscrizioni, e forse credendo di andare a fare ginnastica, in realtà è un liceo scientifico tradizionale con 6 ore di educazione fisica anziché 2. E lo diciamo perché è uno di quegli indirizzi di studio che nelle prime settimane o nei primi mesi dell'anno ci sono molti ragazzi che chiedono il trasferimento ad un altro indirizzo e a un'altra scuola o a un'altra scuola, cosa che significa che probabilmente non era stato ben capito che cosa significava il liceo sportivo. Il liceo linguistico a Padova si trova al liceo Cornaro, al liceo Marchesi, al liceo Nievo, all'istituto Scalciarle, al liceo Galileo Galilei a Salvazzano, all'istituto Niuto Pertini di Campo San Piero, al liceo Caro di Cittadella, al liceo Ferrari di Este e all'Einstein di Piove di Sacco. E infine il liceo musicale lo troviamo al liceo Marchesi di Padova, nella sezione staccata che si trova a Cadoneghe, al Boaga di Cadoneghe, che ha una palazzina, diciamo così, un po' per conto suo, vista la particolare tipologia di indirizzo che si è dovuto necessariamente, insomma, creare un suo ambiente, e quindi è a Cadoneghe il liceo musicale della sezione Marchesi di Padova. Come vi diceva la dottoressa De Gioia, l'istituto tecnico si divide in istituto tecnico economico e in istituto tecnico tecnologico. Per quanto riguarda il liceo economico, troviamo i 4 indirizzi: amministrazione, finanza e marketing, relazioni internazionali per il marketing, sistemi informativi e aziendali e il turismo. Qui li abbiamo divisi a seconda dell'ambito territoriale di dove poi ciascuno abita. A Padova e a Piove di Sacco lo troviamo all'Istituto Alberti, a Padova, in questo caso a Abano Terme, l'Einaudi Gramsci a Padova, all'Istituto Calvi di Padova, all'Istituto Valle di Padova, all'Istituto Leonardo da Vinci di Padova, all'Istituto Magarotto e all'Istituto De Nicola a Piove di Sacco. Vedete che abbiamo messo l'asterisco dove c'è il turismo, che non c'è in tutte le scuole, ma soltanto in alcune, e quindi abbiamo identificato con un asterisco le scuole che hanno l'indirizzo turistico. Nell'Alta Padovana troviamo i 4 indirizzi: all'Istituto Newton Pertini a Campo San Piero, all'Istituto Girardi a Cittadella e all'Istituto Rolando da Piazzola di Piazzola sul Brenta. E poi nella Bassa Padovana i 4 indirizzi li troviamo all'Istituto Atestino di Este, all'Istituto Cattaneo di Conselve, in questo caso, perché la sede è a Monselice, ma si trova praticamente all'Istituto Mattei di Conselve, all'Istituto Kennedy invece a Monselice e all'Educandato San Benedetto a Montagnana.
Per quanto riguarda i tecnici tecnologici, questi per quanto riguarda la zona di Padova e di Piove di Sacco, lo troviamo all'Istituto Alberti di Abano Terme, vedete costruzioni, ambiente e territorio, sostanzialmente quello che in gergo si chiamava il geometra. All'Istituto Marconi troviamo la meccanica, la meccatronica e l'energia, i trasporti e la logistica, elettronica ed elettrotecnica, chimica, materiali e biotecnologie. All'Istituto Scalzerle troviamo la chimica, i materiali e le biotecnologie, sia ambientali che sanitarie. All'Istituto Belzoni, anche qui troviamo il percorso di costruzioni, ambiente e territorio, come all'Alberti che abbiamo visto prima, il geotecnico, le tecnologie del legno nelle costruzioni. L'Istituto Valle troviamo la grafica e la comunicazione. All'Istituto Severi la meccanica, la meccatronica e energia, elettrotecnica ed elettronica, informatica e telecomunicazioni. All'Istituto Ruzza il sistema moda tessile, abbigliamento e moda. Ricordo che in questo istituto c'è sia l'indirizzo tecnico, il percorso tecnico, che anche il percorso professionale, così come anche al Duca degli Abruzzi, agraria, agroalimentare e agroindustria, sostanzialmente è l'indirizzo agrario, è presente sia l'indirizzo tecnico che anche l'indirizzo professionale. A Piove di Sacco, con l'Istituto De Nicola, troviamo anche qua costruzione, ambiente e territorio, e sempre a Piove di Sacco, all'altro istituto Einstein, troviamo l'elettronica e l'elettrotecnica, l'informatica e le telecomunicazioni. Nell'alta Padovana, l'Istituto Tecnico Tecnologico, lo troviamo all'Istituto Newton di Campo San Piero, dove troviamo la meccanica, la meccatronica e l'energia, l'informatica e le telecomunicazioni, la chimica, materiali e biotecnologie, all'Istituto Girardi a Cittadella, sempre nell'Alta Padovana, costruzione, ambiente e territorio, e al Meucci a Cittadella sempre troviamo la meccanica, la meccatronica, l'energia, l'elettronica e l'elettrotecnica, informatica e telecomunicazioni, chimica, materiali e biotecnologie. E infine, nella Bassa Padovana, troviamo l'indirizzo tecnico-tecnologico all'Istituto Euganeo di Este, con meccanica, meccatronica ed energia, i trasporti e la logistica, l'elettrotecnica e l'elettronica, informatica e telecomunicazioni, chimica, materiali e biotecnologie. Al Cattaneo di Monselice, ma nella sede di Conselve, troviamo l'indirizzo della meccanica, meccatronica ed energia, mentre a Monselice troviamo, presso l'Istituto Kennedy, costruzioni, ambiente e territorio, informatica e telecomunicazione e anche l'indirizzo agrario. Per quanto riguarda le scuole professionali, che abbiamo già visto nei suoi indirizzi, li troviamo praticamente all'Istituto Bernardi di Padova, all'Istituto Ruzza a Padova, l'Istituto Valle, il Leonardo da Vinci, il Duca degli Abruzzi di Padova, l'Istituto Magarotto, il Pietro d'Abano ad Abano Terme, all'Istituto Newton Pertini di Campo San Piero, all'Istituto Meucci di Cittadella, all'Istituto Euganeo a Este, così come anche alla Testino. A Monselice troviamo anche qua un professionale, a Montagnana, dopo vedremo che professionali ci sono, alla Rolando da Piazzola, Piazzola sul Brenta, e all'Istituto De Nicola di Piove di Sacco. Qui, come vi diceva l'autoressa De Gioia, il percorso è quinquennale, che si differenzia dalle scuole della formazione professionale, che abbiamo già un po' citato prima, dove ci si ferma volendo al terzo anno, ma volendo c'è anche la possibilità di proseguire al quarto anno ed eventualmente al quinto anno con gli FTS, per poi addirittura iscriversi nei percorsi di istituti tecnici superiori, che sono quei corsi biennali post diploma
che sono veramente molto molto gettonati, molto richiesti dalle aziende, dalle industrie, perché si diventa un tecnico super specializzato. Pensate che il tasso di occupazione a 6 mesi dal conseguimento di questo diploma di tecnico superiore rasenta quasi il 100%, e vi assicuro con stipendi molto molto alti. Per quanto riguarda i professionali quinquennali su Padova e Piove di Sacco, troviamo ad Abano Terme innanzitutto il famoso Istituto Alberghiero. All'Istituto Leonardo da Vinci possiamo trovare i servizi per la sanità e l'assistenza sociale, i servizi commerciali e servizi commerciali web per la community. Al Duca degli Abruzzi l'Istituto Agrario, professionale, ve lo dicevo prima, oltre al tecnico c'è la possibilità anche di fare un percorso professionale. All'Istituto Magarotto, anche se qui diciamo che è un istituto per sordi, e troviamo i servizi commerciali. All'Istituto Bernardi con Industria, Artigianato e Made in Italy, in questo caso con 2 sottoindirizzi, l'elettrotecnica e la meccanica, e la manutenzione e l'assistenza tecnica. All'Istituto Ruzza, anche qua, troviamo l'odontotecnico, che vi ha già spiegato prima la dottoressa De Gioia in che cosa consiste, e Industria, Artigianato per il Made in Italy, l'area moda e l'area chimica. All'Istituto Valle di Padova troviamo i servizi culturali e dello spettacolo nell'ambito dell'area fotografia. E infine all'Istituto De Nicola a Piove di Sacco troviamo l'Istituto Agrario e i servizi per la sanità e l'assistenza sociale. Nell'Alta Padovana istituti professionali li troviamo all'Istituto Newton Pertini di Campo San Piero, con Industria, Artigianato per il Made in Italy, in questo caso prodotti tessili e sartoriali, un po' come alla Ruzza a Padova. Sempre nell'Alta Padovana Cittadella troviamo all'Istituto Meucci Fanoli manutenzione e assistenza tecnica, termotecnica, automazione industriale e lavorazioni meccaniche, e a Piazzola sul Brenta con l'Istituto Rolando a Piazzola servizi per la sanità e l'assistenza sociale. Infine nella Bassa Padovana troviamo alla Testino di Este la gestione delle acque e risanamento ambientale. Guardate, questo indirizzo non è molto richiesto, forse diciamo sempre non è stato ben capito che cosa si va a fare, ma vi assicuro che è un indirizzo che è molto richiesto nelle aziende, questo indirizzo di studi qua. A Este sempre troviamo all'Istituto Euganeo i servizi per la sanità e l'assistenza sociale, le arti ausiliarie delle professioni sanitarie con l'odontotecnico, la manutenzione e l'assistenza tecnica con apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili, declinazione energetica, termotecnico. Vedete che ci sono dei sottoindirizzi che così a un primo impatto uno potrebbe non capire molto. Qui, ripeto, invitiamo poi ad andare nei siti delle scuole dove eventualmente troverete anche i quadri orari per capire che materie si fanno e per capire un po' il percorso di studi meglio, per capirlo meglio. E poi Industria e Artigianato per il Made in Italy anche all'Euganeo di Este. A Montagnana troviamo l'indirizzo alberghiero come istituto professionale, e infine all'Istituto Cattaneo Mattei di Conselve troviamo l'area chimica nell'Industria e Artigianato per il Made in Italy e i servizi commerciali, turismo accessibile e sostenibile, sempre come istituto professionale. Per quanto riguarda le scuole della formazione professionale, che ripetiamo sono scuole che si fermano al terzo anno volendo con la qualifica professionale, ma si può eventualmente proseguire col quarto ed eventualmente col quinto anno per gli FTS, troviamo a Padova e a Piove di Sacco la scuola Camerini Rossi, con gli indirizzi grafica, macchine e veicoli a motore, manutenzione e assistenza tecnica, operatore di impianti termoidraulici. Al Duca degli Abruzzi, operatore agricolo. Vedete che in questa scuola, pensate,
troviamo la scuola della formazione professionale, parlo del Duca degli Abruzzi, troviamo l'indirizzo professionale, quinquennale, e troviamo anche l'indirizzo tecnico del, sempre dell'agrario. L'ENAIP, con le sue varie sedi, un po' in tutto il territorio provinciale, e a Padova troviamo il cuoco ristorazione con la qualifica o il diploma tecnico, l'elettrotecnica, industrie tecniche, qualifica o diploma tecnico anche qua, macchine, vendita, estetica e acconciatura, al CIOFS Don Bosco un percorso amministrativo che si chiama segreteria, i trasporti e la logistica, il turismo e la vendita. La scuola primaria Victory con l'estetica e l'acconciatura, l'ADF con il cuoco, la ristorazione, la pasticceria e la panificazione, la scuola edile con l'operatore edile e infine il San Francesco d'Assisi per i ragazzi disabili. Per quanto riguarda nell'Alta Padovana, dove sono le scuole della formazione professionale? Beh, troviamo sempre l'ENAIP a Cittadella e anche a Piazzola sul Brenta con 5 indirizzi di studio: l'operatore elettrico, l'operatore meccanico, l'operatore alla riparazione dei veicoli a motore, l'operatore ai servizi di vendita e l'operatore alla ristorazione. Quindi chi abita nell'Alta Padovana sa che nel caso volesse fare un percorso professionale può trovare questi indirizzi di studio qua. Così come chi abita nella Bassa Padovana troviamo veramente un'ampia scelta che va dal Manfredini di Este con 4 indirizzi: operatore elettrico, elettronico e delle energie rinnovabili, l'operatore grafica, l'operatore meccanico, l'operatore della ristorazione, a Conselve con l'ENAIP l'operatore meccanico, operatore ai servizi di vendita, a Stanghella troviamo una sede staccata della scuola di Padova con operatore edile alle strutture, al Morini Pedrina Pelatono troviamo un istituto per handicappati, diciamo così, per i ragazzi con particolari problemi che comunque vogliono proseguire il loro percorso di studi in un percorso di tipo professionale, e a Montagnana troviamo l'istituto Pavoni con l'operatore del benessere. No, tutti, io devo andare via. L'operatore meccanico, installatore e manutentore di impianti elettrici, operatore ai servizi di vendita. Ecco, questi sono un po' gli indirizzi di studio che vi abbiamo raccontato un po' velocemente, ma tanto per inquadrare, poi alla fine qualcuno potrebbe dire: ma dove sono poi queste scuole? Ecco, abbiamo voluto comunque dare questa infarinatura. E ripasso la parola alla dottoressa De Gioia e poi vediamo se ci sono domande. Tanto prego, dottoressa De Gioia. Sì. Come va, ragazzi? Datemi un cenno. Tutto a posto? Fin qua? Mi permetto un attimo di leggere 2 domande importanti che sono arrivate. La prima, mi chiedono se io in qualche modo voglio fare grafica, dove posso andare. E io vi ho spiegato passo passo con la guida cosa fare. Quindi negli indirizzi formativi basta schiacciare grafica e escono tutte le scuole del territorio dove si fa grafica. Poi comando i microfoni, chiedo di spegnere. Grazie. Poi a seconda di quello percorso più giusto per te lo selezioni. Invece la domanda interessante che mi sento un po' di riprendere è la differenza tra i tecnici e i professionali. Quindi torniamo un secondo qui. Eccolo qui. Aspetta. Eccola qua. Allora, qual è la differenza tra i tecnici e i professionali? La ripeto un attimo perché è la domanda che torna più frequentemente. Come vi ho detto, i licei sono il percorso più teorico.
Il tecnico è teorico e pratico, ma il professionale ci sono molte più ore di laboratori, quindi guardatelo nell'ottica della praticità, vanno un po' crescendo, quindi licei non sono pratici, tecnici un po' pratici, professionali molto più pratici. Ok? Quindi adesso andiamo alla parte finale. Aspetta. Quindi siamo arrivati a tutto il percorso. Se poi avete qualche dubbio, come vi abbiamo detto, li ritroverete tutte queste slide, che secondo me da adesso devi iniziare un po' a studiartele, a capire bene che cosa offre la tua città, a stamparti i quadri orari e a capire. Un'altra domanda interessante che ho visto è se io voglio fare una cosa, i miei genitori invece mi spingono a fare un'altra cosa. E qui entriamo un po' nel vivo di quelli che possono essere le paure o le difficoltà. Il passaggio iniziale è ovviamente non farti influenzare dalle scelte che fanno i tuoi amici, perché se ovviamente ti trovi in velocità, all'ultimo minuto devi fare la scelta, non conosci bene le scuole, vieni presa un po' dal panico, la cosa più semplice a 13 anni è dire: aspetta, dove va la maggior parte della classe? Va lì, quindi vado anch'io. Ma io ti faccio capire che è un criterio sbagliato. Cosa significa usare un criterio sbagliato? Vi ricordate che finora abbiamo visto quali sono i criteri corretti? Interessi, attitudini, passioni, motivazione. E adesso vi faccio un elenco di quelli che possono essere i criteri sbagliati. Beh, vado in quella scuola perché ci vanno i miei amici. Mi hanno detto che in quella scuola c'è poco da studiare. Mi hanno detto che in quella scuola i prof sono buoni. Sì, e io ti dico, ma quello che vai a studiare in quella scuola ti interessa? Vado in quella scuola perché ci va la mia migliore amica, almeno siamo insieme. Sì, ma di solito queste grandi amicizie durano 15 giorni e la scuola superiore dura 5 anni. Scelgo quella scuola perché ci posso andare in motorino, sono più comodo con l'autobus, perché è più vicina a casa, posso alzarmi più tardi. E io dico, furbo, per stare a dormire 5 minuti in più, stai male 5 anni. Vado in quella scuola perché non c'è la matematica. Beh, ce ne sarà poca, ma la matematica la trovi ovunque. Scelgo una scuola facile, così sono sicuro di farcela. Quindi se io abbasso un po' il tiro, abbasso le richieste, abbasso le aspettative, nessuno mi dice niente. E ancora una volta ti faccio riflettere però se quel percorso ti piace. Chiaro che i genitori qui hanno un'influenza importante, quindi ho paura che il papà si offenda, faccio felice la mamma così sono tranquillo. Scelgo quella scuola perché me l'hanno consigliata i miei genitori, vado in quella scuola perché è andata anche mia sorella, mio fratello e la famiglia. Parte finale, ragazzi, chiaro che ci sono delle paure. Sì, e vi vedo in una situazione del genere. Quali sono le paure? Aiuto. Beh, la prima, vedo che non esce, non so come mai, è di sbagliare scuola. Questa è in pole position. Di non essere capace o che la scuola superiore sia troppo difficile per me. Di perdere i miei amici. Di deludere i miei genitori. E che non esista la scuola per me. Scegliere per scegliere, vabbè, vado dove va la maggior parte degli amici, così almeno mi metto un po' al riparo. Aiuto. Quindi, come posso gestire tutte queste paure? Allora, innanzitutto mi viene da dirti attento a non agitarti troppo perché comunque è tantissimo tempo, perché da adesso hai un anno praticamente davanti, l'evoluzione tua sarà importante, fai un passetto alla volta e soprattutto usa la guida, perché se non conosci le scuole e non vedi le offerte formative. Tra l'altro volevo accennare, attenti perché all'interno della stessa scuola, per esempio al Valle, che ha spiegato bene il nostro dottore, trovate più tipologie perché c'è il liceo, c'è il tecnico e c'è il professionale, quindi dovete stare attenti a capire qual è l'indirizzo giusto per voi. Ma quali sono le mie paure? E come posso gestirle? Beh, intanto ascoltati. Quindi fai un lavoro introspettivo, cioè di riflessione, che è il passaggio iniziale che ti ho fatto fare, per capire qual è il percorso che ti appassiona e ti interessa di più.
Chiaro, confrontati con i tuoi genitori. Io rispondo al ragazzo che mi ha scritto prima in chat, o la ragazza, come posso fare se i miei genitori stanno pensando a un'altra scuola per me? Beh, intanto usa tutto quest'anno per approfondire le tue informazioni. Capisci un po' anche perché i tuoi genitori pensano a un'altra scuola, che magari coincide con quello che pensano gli insegnanti. E ovviamente, focus importantissimo, è cerca le informazioni. Quindi, arrivati a questo punto, mi sento di dire, quando siamo tranquilli e stiamo capendo che la scelta è corretta? Beh, quando è libera. Cioè, quando tu fai le tue cosine fatte bene, libera da condizionamenti, che in qualche modo, con tutte le informazioni, che da adesso in poi ovviamente questo materiale vedrete che i professori lo riprenderanno, quindi avrete modo di conoscere meglio le scuole. Quando poi è realistica, cioè significa che le attitudini e gli interessi coincidono anche con le tue capacità, cioè è adeguata a te e tiene conto anche delle tue caratteristiche personali, ma soprattutto quando viene scelta con criteri corretti. E quindi io mi fermo un po' qui, augurandovi una buonissima scelta. Rimango a disposizione se ci sono delle domande. Grazie davvero, dottoressa De Gioia. E mi veniva in mente, mentre parlava la dottoressa De Gioia, che in qualche incontro che noi come provincia facciamo con i ragazzi, anche con le famiglie, diciamo così, dei ragazzi che devono avvicinarsi alla scelta della scuola superiore, qualche volta qualcuno ci chiede: ma questo, cioè, ma oggi cosa conviene studiare? Perché se da un lato, come abbiamo appena detto, dobbiamo guardare le propensioni e le attitudini di ciascuno, con l'altro occhio dovremmo, o quantomeno non dovremmo invece, perdere mai di vista il mercato del lavoro e ciò che questo può offrire nei prossimi 5 o anche 10 anni. Registriamo ormai da un po' di tempo anche qui da noi in provincia che una grossa fetta del mercato del lavoro richiede manodopera specializzata. Da un recente articolo apparso qualche giorno fa anche su Repubblica, Confindustria Veneto Centro, e quindi sappiamo di cosa parliamo, evidenzia come il Veneto sia alla ricerca di tecnici informatici, per esempio, di sviluppatori di software, di costruzioni di siti. Oggi mancherebbero alcune professioni non solo del digitale, ma mancano proprio dei tecnici specializzati che escono prevalentemente dalle scuole superiori, scusate, dagli istituti tecnici e dagli istituti professionali. E per questo, come diceva anche la dottoressa De Gioia, non esistono scuole di serie A, non esistono scuole di serie B. È opportuno sfatare il mito che chi è bravo va al liceo, chi è un po' meno bravo o ha meno voglia di studiare va a un tecnico, e chi ha meno voglia ancora va a un professionale, perché vi assicuriamo che non è così. Tutte le scuole sono di serie A, diciamo questo, ecco, e quindi ci permettiamo questo di sottolinearlo, pensando che a volte si perdono anche delle opportunità. La maggior parte dei ragazzi che poi chiedono il trasferimento nel primo periodo dell'anno vengono proprio dai licei, tra l'altro. Anche quest'anno c'è stato un boom di iscrizione ai licei, ma i presidi dei licei ci dicono: ma io so già che poi a dicembre mi troverò una ventina, 10, 15, 20 ragazzi in meno. Perché a volte la scelta del liceo diventa una non scelta. Quindi è bene affrontare fin da subito qual è il mio percorso, cercando di non farsi influenzare, pensando che andando a fare una scuola tecnica o una scuola professionale
possa avere un valore inferiore rispetto a un liceo dove comunque tutti e tre gli indirizzi di studio mi danno la possibilità di comunque proseguire gli studi anche dopo con l'università. Il servizio pubblico istruzione della provincia è comunque a disposizione per ogni informazione. Io prima di chiudere volevo ricordare due cose. La prima è che nel nostro sito potete trovare comunque il materiale che abbiamo esposto oggi, quindi con le slide. E oltre che alla guida liberi di scegliere, la nostra guida all'orientamento scolastico, dove sono contenute tutte le scuole della provincia di Padova, non solo le scuole statali, ma anche le scuole paritarie e le scuole di formazione professionale. La seconda informazione è che, come vi dicevo all'inizio di questo incontro, questi incontri pensiamo di riproporli anche nel prossimo autunno, quando voi ragazzi, pensiamo, sarete in terza media, e quindi spero ci rivedremo, e però in questo periodo di tempo abbiate già modo di guardarvi un po' attorno per cercare di fare la miglior scelta possibile. Io mi fermo qua. Non so se la dottoressa, la dottoressa Capobianco ha raccolto qualche domanda da rispondere, o sono già state risposte tutte le domande che vedo qui in chat. Io ho risposto, ne ho un'ultima e quindi un attimo, ne ho un paio, quindi non staccare la comunicazione che magari do queste due risposte. Le diamo per iscritto? Perché dopo non so dove sono, hai capito? Cioè devo rispondere adesso, ma ci metto un minuto. Sì, dove si trova il liceo sportivo? Vi abbiamo detto che ce ne sono due, uno a est e uno all'istituto Pertini Newton di Campo San Piero, quindi uno nell'alto e uno nella bassa padovana. Proprio la regione del Veneto ne ha date soltanto due come disponibilità di attivazione, quindi non è possibile, come per il liceo musicale ce n'è uno solo in tutta la provincia di Padova, perché è stato concesso un unico indirizzo per provincia. Allora noi vi salutiamo, vi ringraziamo davvero della partecipazione, speriamo che questo incontro sia stato utile per voi. Ringrazio la dottoressa De Gioia e buona serata, eventualmente al prossimo autunno. Grazie, buona giornata a tutti. Grazie. Thank you.